Guardi, Landini ne è testimone. Il governo non solo è pronto, ma ascolta i sindacati. Io penso che molte delle cose che siamo riusciti a fare, che hanno consentito al Paese di essere messo in sicurezza sul piano sanitario, sul piano sociale ed economico, siano ascrivibili alla collaborazione tra governo e sindacati, collaborazione che io rivendico. Quella di Villa Pamphilj non è stata una kermesse. Vi pregherei di avere rispetto per il lavoro che abbiamo fatto, non lo dico a Landini che ne ha avuto tanto e ci siamo confrontati, ma a quegli opinionisti che a distanza, anche dal comodo salotto di casa, l'hanno definita una perdita di tempo. Io ho imparato tanto in quei giorni, il confronto c'è stato, da molti di quegli incontri sono avvenute poi visite, operazioni, analisi, confronti sui territori che abbiamo fatto noi tutti, ministro, Presidente del Consiglio. E oggi Landini con la CGIL, con CISL e UIL ci stanno ponendo dei temi che sono oggettivi e ministro, presto ci incontreremo, c'è un impegno prima di tornare del Consiglio, sono sicuro che il recovery plan del racconto delle loro prima di tornare dal segretario confederale Landini.